Il gruppo della Lega voterà no al rinvio in commissione. Ho sentito un sacco di baggianate, si può dire baggianate in quest'aula, penso di sì, Abbiamo sentito tante altre cose. nell'argomentare le motivazioni per la richiesta del Partito Democratico di rinviare in commissione il testo. Vorrei ricordare al Partito Democratico che intanto questo è il vostro testo. Con il rinvio in commissione voi state disconoscendo il lavoro fatto dalla Commissione Giustizia. In questi giorni, il lavoro fatto dalla vostra Presidente della Commissione Giustizia in questi giorni, e questo è il primo punto. Il secondo punto, caro onorevole Verini, per il tramite del Presidente, sappia che questa legge è importante non perché è proposta dalla Lega, questa legge è importante perché dà una risposta alle esigenze dei cittadini, perché i cittadini hanno diritto ad avere sicurezza e a potersi difendere. Ed è paradossale che questo Parlamento, che il Partito Democratico, che Matteo Renzi, per approvare una legge che salva quattro banche ci mette un giorno, per approvare una legge che interessa milioni di cittadini, rinvia tutto in commissione rinunciando ancora una volta a svolgere un proprio compito. Voi oggi state dicendo ai cittadini che sono fuori da questo palazzo: di voi non ci interessa nulla, perché anche su una nostra legge, poi magari non è tanto nostra perché sennò facciamo un favore a qualcun altro, ed ecco la vostra ipocrisia, ecco la vostra vigliaccheria, non la votiamo perché tanto a noi dei cittadini che sono qua fuori non ci frega nulla, o magari ai cittadini che sono qua fuori magari diamo una mancetta di 80 euro e così ce li teniamo buoni per la campagna elettorale. Ecco la gravità di quello che voi state facendo. E guardate, ne ho sentite tante. Cerchiamo con qualche emendamento di trovare una soluzione, magari la diamo se in casa ci sono minori. Ma perché se in casa ci fossero solo donne? Perché in casa se ci fossero solo anziani? Perché in casa se ci fosse una persona soltanto che deve difendersi? No, non gliela diamo? Non gliela diamo? In quel caso la difesa non è legittima. Ma che cosa state dicendo? Non avete il coraggio di affrontare i problemi reali della vita dei cittadini. Ve ne fregate. Il rinvio a commissione è esattamente questo: lasciar perdere quelli che sono gli interessi di chi è qua fuori, per continuare invece ad approvarvi in poche ore, in un giorno solo, magari a botte di fiducia, quelli che sono i provvedimenti che salvano le grandi banche, le lobby, gli interessi personali. Questo è un governo, questo è un partito, il Partito Democratico, che è in perenne conflitto di interessi con se stesso, perché sta approvando solo norme che garantiscono al Presidente del Consiglio di acquisire potere finalizzato soltanto al suo tornaconto personale. Non state lavorando per l'Italia che è qua fuori. Ecco perché, caro Presidente, se vi Grazie, servono talmente tanto che onorevole vi Saltamartini, per favore, l'ho già pregata. Onorevole Saltamartini, onorevole Saltamartini, la pregherei di. che è il tema della legittima difesa, che è il tema della difesa dei cittadini, ma i cittadini lo sanno, lo devono sapere e vi punteranno qua fuori. Grazie.